Eccoci qui al nono episodio della nostra modalità allenatore. Come avete visto, vi ho fatto una piccola dedica ringraziando tutti i miei 500 iscritti e tutti coloro che mi stanno accompagnando in questa mia nuova avventura con il Wolverhampton. E oggi vi mostrerò il mese di gennaio con tante tante novità, il calciomercato e le partite di FA Cup e di campionato. E ho chiesto alla società un budget aggiuntivo per raggiungere la promozione di 3 milioni e 2, ma la società ha rifiutato, però in compenso mi ha dato 2 milioni e 8, che sono un buon budget. E la prima offerta che ho fatto oggi l'ho fatta per Morata del Real, un attaccante forte fisicamente, bravo di testa, che ho preso in prestito sperando che faccia un buon campionato per vedere se l'anno prossimo possiamo comprarlo e prenderlo in Premier. E ho fatto l'offerta anche per Lucas Piazon, che a me è un buon esterno di sinistra che mi piace tantissimo, può giocare da ala, destra, in centrocampo, veloce, un buon dribbling. Comunque partiamo subito in FA Cup, al 35esimo passano subito i padroni di casa del Bournemouth con questo bel gol di Foden con una piccola papera di NCN, ma all'ottantesimo Musa, boh, segna un gol meraviglioso di sinistro al volo, che non è suo piede, la mette sotto l'incrocio e spegne i sogni di vittoria dei padroni di casa. Rivediamolo, dal limite dell'area di sinistro la sbatte sotto l'incrocio. Quindi la partita finisce 1-1 contro il Bournemouth. E ci sarà il replay naturalmente come è solito in FA Cup. Comunque il Chelsea nel frattempo accetta la nostra offerta per Lucas Piazon e noi gli proponiamo un contratto non molto sostanzioso, ma dato che è un giovane accetterà sicuramente. Infatti vedrete che prossimamente lui accetta e sarà nella nostra rosa, non titolare, però sarà un'ottima riserva, fidatevi. Per adesso c'è Jesse Rodriguez sulla fascia. Il Napoli accetta l'offerta di prestito con diritto di riscatto per Bruno Vini, che è un buon difensore. Per Morata invece decido di aspettare ancora un po', sperando di cedere qualche attaccante che non usiamo. Giochiamo in campionato contro il Middlesbrough e partiamo non male, una buona partita. Al 75esimo Jerry Bakoko segna questo bel gol di testa su calcio d'angolo. E quindi assist di Rodriguez e gol di Jerry Bakoko, che segna sempre bei gol. Però la partita sembra ormai finita. Al 90esimo, cioè nei minuti di recupero, un lancio strano pesca Ness davanti alla porta e Ness si fa sorprendere e finisce 1-1. Quindi adesso torniamo di nuovo in FA Cup, giochiamo in casa di nuovo contro il Bournemouth nel replay. E qua subito Jesse Rodriguez scatta sulla fascia al 30esimo, il tiro parato e Jessy Benzia segna. Al 43esimo Pogba mette in mezzo dopo essere scattato sul filo fuori gioco, Seco segna la partita benissimo, finisce qua. Passiamo il turno in FA Cup, è una grande soddisfazione per i tifosi che sono venuti fin lì. Torniamo in campionato, stavolta giochiamo contro il Bristol City. Jerry Mbakogo all'ottavo minuto mette in mezzo per Sigurdsson, che segna il primo gol di oggi. Questa qua è la partita dei panchinari, ve lo dico io. Ancora O'Hara per Jerry Mbakogo, segna il 2-0, è una partita fantastica, non ve ne pentite di guardarla. Allora, sembrava la partita già finita nei primi minuti, ma gli avversari ci provano. Elliot supera Nessie con questo bel tiro al 45esimo e finisce il primo tempo così, 2-1. Nel secondo tempo, subito sul calcio d'angolo al 49esimo, si riapre tutta la partita. Gran bel gol di testa di Pittman che sigla il gol del pareggio. Ma la partita non finisce mai oggi. Il 3-2 di Davis. Che prima NSE, prima Ikeme para, scusate, non è NSE perché sono tutti panchinari, e Davis segna al 65esimo il 3-2. Allora, Sigurdsson fa una magia, scarta 2-3 avversari, al 78esimo segna il gol del pareggio del 3-3. All'81esimo Jerry Bakoko, ancora lui, mette in mezzo, ci arriva ancora Sigurdsson che con questo piattone segna il gol del vantaggio, il 4-3, incredibile partita.
vediamo il piattone di Sigurdsson. Ma la partita non finisce qua. Lucas Piazon mette in mezzo, le lancia Jerry Bakogu, che con questo fantastico drop segna il gol al 90esimo. Un fenomeno, i ragazzi felicissimi, e la trasferta dei tifosi del Wolverhampton è stata una buona cosa. Bellissima partita. Comunque accettiamo l'offerta di per Bucari dal Blackburn, è un attaccante che non ho mai usato, comunque 2 milioni e 3 subito venduto. Torniamo in FA Cup, giochiamo una partita stupenda contro il Southampton, una grande realtà della Premier League. E Jerry Bakogu torna in mezzo qui per Ohara subito al settimo minuto, segna il gol del vantaggio. Ma gli ospiti fanno una gran partita, e qua io avrei ucciso Nessien. Avevo proprio deciso di uccidere all'82esimo, fa questa papera sul rinvio, la pasta Maiuca che segna, ma qua all'88esimo, quando ormai non ci credevo più che la partita pensavo fosse andata ai replay, Benzia supera due o tre avversari, viene atterrato da Holvield che viene anche ammonito. Rivediamo Benzia che entra in aria, strattonato, e Benzia furbissimo si butta giù, fischia il rigore, dal dischetto va Vilenia col suo mancino. Vilenia, gol incredibile, una partita fantastica coronata con questo gran gol sul rigore. Ci sta perché abbiamo dominato la partita, non meritavamo di pareggiarla, così almeno Nessia non viene ucciso. Comunque passiamo al turno in FA Cup, adesso non mi chiedete contro chi giochiamo che non ho guardato. Comunque arriviamo agli ultimi giorni di calciomercato, ma io c'è una partita contro il Blackpool che non avevo voglia di giocare, comunque sarà una delle poche che simulerò. Vediamo in la formazione: Nessien, Montoya, Zouma, Edgar Liele, Kobe, Vilenia, Pogba, Psekosi, Rodriguez, Benzia, Musa. E Benzia segna il gol nei primi minuti al nono contro il Blackpool. La partita va liscia come l'olio. Comunque vedete che anche secondo il computer la nostra è una grande squadra, che pensate che il Blackpool è tra le prime in classifica, ma in trasferta ci fa vincere. La partita comunque finirà qua, finirà 1-0 per il Wolverhampton. E arriva una buona notizia, che Sacco si è ripreso l'infortunio dopo le 8 settimane. Riusciamo a vendere Bocari e un altro giocatore che adesso non ricordo, e accettiamo, quindi facciamo l'offerta ufficiale per Morata, che accetterà, sarà il nostro nuovo giocatore. Comunque ragazzi, adesso vi lascio, mi raccomando, lasciate un mi piace, dai, che se arriviamo a 100 c'è una gran sorpresa per tutti voi. Lasciate un mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.